Abbiamo visto l'altra volta quella pagina, diciamo, autobiografica in cui Paolo racconta del passaggio tra un prima e un poi, tra un passato e un presente, il poi è il presente, che è quello di adesione a Cristo per ritenere tutto spazzatura. Quindi là, in quella pagina, risultava che l'attuale, presente adesione a Cristo, costituisce il nucleo fondamentale, identitario, insomma, del cristiano. Se uno non è collegato a Cristo, che cristiano è? Ecco, è collegato a Cristo in base alla fede, diciamo pure alla sola fede, non in base, in prima battuta, non in base alle opere morali. Ora, qui si aggancia un altro discorso, insomma, ma proprio agganciato, insomma, quindi fra un tutt'uno, dove Paolo confessa apertamente, dice: non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù. Quindi, vedete, l'identità cristiana è costituita da un intreccio tra presente e futuro. Ma voi sapete bene, insomma, che la differenza fondamentale tra il cristianesimo ed ebraismo è che l'ebraismo aspetta, mentre il cristianesimo già vive di una venuta verificatasi. Questa è proprio la distinzione fondamentale. Quindi per il cristianesimo la speranza non sta al primo posto, ma sta la fede, diciamo così, la fede in qualcosa, in qualcuno che già si è manifestato. Ecco. Però, ecco, c'è un però, ed è che il presente, per quanto nuovo e costitutivo esso sia, in realtà è ancora sempre aperto al futuro. Ecco, non c'è nessuna fuga in avanti e non c'è neanche soltanto una chiusura nell'oggi, ma c'è il senso, insomma, la certezza di qualcosa che oggi si è, oggi è ieri, ma si è verificata e oggi costituisce la mia identità, ma è aperta ancora ad una realizzazione futura. Kuhlman distingueva tra il già e il non ancora, no? La cosa determinante si è già verificata. Il non ancora è un perfezionamento di quello che già si è verificato. La cosa grande, diciamo, non sta nel futuro. Sta nell'adesione di oggi attuale a Gesù Cristo. Questa è la cosa fondamentale, tant'è che altrove Paolo parla del dono dello Spirito nei nostri cuori come caparra. La caparra a livello commerciale è qualcosa che fa già parte della cifra ultima, fa già parte, non viene sottratta. Anzi, è già un anticipo, come dire, ma fa parte del dato definitivo. E qui infatti dice: sono stato conquistato da Cristo Gesù. Il verbo greco che usa Paolo vuol dire dall'idea di un rapace che scende dall'alto e ti afferra dall'alto. Io tradurrei: sono stato ghermito da Cristo Gesù, che è stato qualcosa anche di, non dico contro la volontà, ecco, di Paolo, ma qualcosa che lo ha investito proprio in pieno e lo ha trasformato, ecco. Quindi corro per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato, traduce la CEI, da Cristo Gesù. E quindi dimentico ciò che mi sta alle spalle, ciò che mi sta alle spalle è il passato pre-cristiano, diciamo, di Paolo, ecco. Ma qualcosa vale sempre anche per tutti i cristiani, di non indugiare, no, sul proprio passato, soprattutto magari se è un passato di limiti, diciamo così. L'importante è la pienezza, che è già pienezza del tempo, dice la lettera ai Galati, che già si è verificata,
addirittura là si parla di nuova creatura o nuova creazione che già si è verificata, quindi un dato fondamentale, insomma, già ultimo direi, in termine greco escatologico, cioè ultimo, proprio escaton in greco vuol dire l'ultimo, ma è un ultimo che attende ancora un completamento. E corro verso la meta, il premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Paolo non definisce nello specifico cosa sia questo premio. Certo che qui c'è un linguaggio agonistico. Si può pensare, per esempio, al premio che ad Atene il conte Solone aveva stabilito per il vincitore di giochi ispici e il vincitore di giochi olimpici. Chi vinceva i giochi ispici riceveva 100 dracme. Chi diceva i giochi olimpici riceveva 500 dracme. Cioè, c'è la differenza tra i due giochi diversi, ecco. Pensate che la dracma equivaleva più o meno allo stipendio di una giornata di lavoro, in grosso modo, insomma, comunque c'è questa differenza. Ora qui non è che si tratti di un premio in denaro, naturalmente, ma il premio è... è costituito dall'unione con Cristo Gesù, qui si dice in Cristo Gesù, tanto che poco più avanti si dice la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, verso 20, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Ecco, il cristiano ha una cittadinanza che non è solo quella civica, come dire, quella terrena. La lettera ai Filippesi, che forse non è del Paolo storico, ma è una lettera, diciamo, paolina o comunque neotestamentaria, canonica, si dice che già ci ha conresuscitati con Cristo e ci ha fatti consedere con Lui nell'alto dei cieli. Paradosso. Lo so, dov'è l'alto dei cieli? Siamo qui coi piedi sulla terra, no? Ecco, ma c'è questa prospettiva proprio grande, enorme, sconfinata, celeste, celestiale, come dire, che ha in qualche modo variato, cambiato la natura del cristiano. E tra l'altro qui abbiamo l'unica volta nelle lettere cosiddette autentiche del Paolo storico in cui si definisce Gesù Salvatore. Noi siamo abituati a usare questo epiteto, no? Ogni piè sospinto, il nostro Salvatore. Paolo nelle sue lettere considerate autentiche non usa mai questo termine in rapporto a Gesù, né usa mai il concetto di salvezza per definire l'oggi del cristiano. Usa altri concetti, redenzione, liberazione, riscatto, riconciliazione, ecco, addirittura parla di santità, la lettera è dedicata ai santi, che sono, ma allora sono salvi o no? Ecco, perché il concetto di salvezza di Paolo è di radice semitica ebraica, che implica anche la dimensione, diciamo, somatica, corporea dell'individuo. Ciò che definisce l'uomo non è l'anima. Non so se abbiamo già citato questa frase di Tommaso d'Aquino. Anima mea non est ego. La mia anima non è il mio io. Io sono costituito da diciamo, se vogliamo usare la distinzione platonica, anima e corpo, ma da tutti e due. Anzi, ciò che mi mette in relazione con gli altri è la mia dimensione corporea. L'essere qui in mezzo ad altri, insomma, stabilire una stretta di mano, chi è che fa la stretta di mano? È l'anima o è il corpo? Ma diciamo che sono tutte e due, ecco, ma l'anima senza il corpo non si relaziona, se non solo a livello così astratto, concettuale, come dire. Quindi, ecco, solo qui Paolo definisce Gesù Salvatore. Questo sarà ripreso nelle lettere pastorali che sono successive, cosiddette deutero paoline, scritte dopo la morte di Paolo sotto il suo nome, secondo il fenomeno antico ben diffuso della pseudo-epigrafia, molto diffuso nell'antichità, sia nella Bibbia sia nella letteratura greca, eccetera.
Comunque, di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, che il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Vedete, non c'è concetto di salvezza se non c'è una ripresa totale dell'essere umano. E quindi qui Salvatore ha una semantica ben più forte, più profonda di quanto aveva invece il titolo attribuito, non so, ai re ellenistici, all'imperatore romano, erano definiti soter o soteres, salvatori o salvatore, ciascuno per conto suo. Che salvezza era quella lì? Era quella di una garanzia, civica, di appartenenza alla società greca o imperiale romana, insomma, ecco. E quindi è un termine più retorico che altro. Qui vedete, il concetto di salvezza, il salvatore, è collegato proprio alla ripresa totale dell'essere umano. Quindi siamo proprio di fronte a qualcosa di straordinario, insomma. E in questo senso Gesù è salvatore. È vero che poco prima Paolo dice, verso 17, fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Chiede l'imitazione, Paolo, di presunzione. Paolo non usa mai il concetto di sequela, che è fondamentale nei Vangeli. Gesù chiede che di essere seguito, no? I discepoli seguono Gesù, ma lo seguivano anche così fisicamente, Gesù andava davanti e gli altri lo seguivano, oltre che seguirlo anche a livello morale, insomma. Ecco, Paolo non usa mai questo lessico, così forse abbiamo già anche detto. Paolo non definisce mai i cristiani, non usa mai questo termine, noi usiamo noi i cristiani, come discepoli, mai. La sequela implica proprio un'adesione anche fisica, insomma, una prossimità proprio fisica, invece l'imitazione. Alessandro Magno voleva imitare Achille. L'imitazione implica un punto di riferimento, no? A cui rifarsi come ideale, sì, ecco. Ma direi quasi come partecipazione, come ripresentazione di quel modello là. La grecità è più forte il concetto di imitazione che non quello di sequela. Mentre nel mondo ebraico, nei Vangeli, la sequela è il dato fondamentale. Cioè, il termine sequela, il concetto di sequela, si adatta bene all'esperienza fisica, immediata. Invece l'imitazione, non necessariamente. L'imitazione può anche implicare distanza, differenziazione, distanza, e però imitazione, insomma. Ecco, non è che i filippesi devono seguire Paolo, no? Sono invitati a imitarlo, concetto molto forte, di cui Paolo non vuole abusare certamente, perché il punto di riferimento non è quella di una imitazione pedissequa, a livello di dettagli. Ma lo dice subito dopo, perché molti, ve l'ho già detto più volte, ora con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. Ecco ciò che è tipico di Paolo e ciò che va imitato, cioè l'adesione al crocifisso. Notiamo bene che Paolo, a differenza di un certo nostro linguaggio che si è diffuso, dovrebbe fare una ricerca storica, a livello di una certa spiritualità, ma del resto c'è nei Vangeli sinottici, chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce. Ecco, venire dietro, ecco la sequela, prenda la sua, non di Gesù, la sua di colui che vuole andare dietro.
Questo non è linguaggio paolino. Per Paolo c'è una sola croce, una sola, che è quella di Gesù Cristo. E la concentrazione dell'attenzione su quella croce lì vuol dire che lì trovi le cose fondamentali per la tua novità identitaria, ecco. La fede che cos'è se non dire, come Paolo spera in Galati 2:20, egli mi ha amato e ha dato se stesso per me. Attribuire a sé quella frase lì, ripeterla come l'avessi scritta io, come se valesse per me. Infatti là Paolo usa la prima persona singolare, mi ha amato e ha dato se stesso per me. E come si è dato? Affrontando la croce, morendo in croce. Ha detto in Romani, in questo si dimostra l'amore di Dio per noi, che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. I nemici della croce di Cristo non sono i pagani, sono coloro che altrove, nella lettera ai Galati, abbiamo fatto la lettera ai Galati, ecco, definisce falsi fratelli, che cercano la giustificazione, cioè l'essere considerati giusti da Dio, nelle proprie opere, in quello che faccio io. Questo è ciò che conta. Dio deve essere contento di quello che faccio io. Eppure, nel testo appena citato, in Romani 5:8, mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ama, ecco perché l'amore di Dio non è né l'eros né la filia, ma è l'agape. L'eros è l'amore di conquista, che denota una mancanza in me. La filia è l'amicizia, l'amore, diciamo, tra pari, uguali. L'agape, termine agape greco, è l'amore per l'inferiore, per il diverso, per l'altro, per il peccatore. Questa è l'agape, che non è quindi condizionata da nulla, se non dalla mera gratuità del suo porsi, del suo darsi. E questo è l'amore di Dio. Attenti, quando si parla di amore di Dio si intende spesso l'amore nostro per Dio, no? Dio come genitivo oggettivo. In Paolo Dio è il genitivo soggettivo. Fino al capitolo 8 della lettera ai Romani, nulla potrà mai separarci dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il suo amore, non il nostro. Non so, io temo di aver già detto queste cose. Paolo non cita mai il Deuteronomio, dice amerai il Signore Dio tuo, non lo cita mai. È citato da Gesù nei sinottici e non in Giovanni. Ma Paolo non lo cita mai. Il Vangelo consiste nel dire che c'è stato e c'è questo amore discendente che mi investe. Non è Vangelo chiedere di amare Dio. Non è Vangelo questo. Questo è ebraismo. Può anche essere Islam, eh? Ma non è Vangelo. Quindi, nemici della croce di Cristo sono quei settori magari delle prime comunità con cui Paolo ha dovuto misurarsi polemicamente, insomma. Qui addirittura sottolinea la cosa, la loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre, il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Ecco, cioè alle opere, quello che altrove Paolo parla, le opere, le mie opere, che io posso presentare al Signore, ecco, tienine conto, perché io ho fatto questo e quest'altro, come se Dio fosse un ragioniere. E che quindi viene esautorato, asservito a quello che io faccio. E qui sullo sfondo c'è la polemica di Paolo contro la legge, no?
cosa abbiamo già citato Lutero, chi crede in Cristo si svuota di se stesso, no? Chi invece si affida alla legge si svuota di Cristo. Parole sacrosante, eh? Potrebbe averle scritte Paolo. I nemici della croce di Cristo. Ecco, è il dato fondamentale, ma sì, fondamentale nel senso anche di riferimento storico, perché chi mai ha visto Dio? Nel prologo di Giovanni finisce proprio così, Dio mai nessuno l'ha visto, ma il figlio ce l'ha rivelato, no? Ma dov'è che tu vedi, cos'è che ti può richiamare Dio? Il Dio del Vangelo, intendo, non sono i bei tramonti, le belle aurore, quello è il Dio dei filosofi, ma la croce, proprio la croce, quella che potete appendere a una parete o portare al collo, non che Gesù sia morto su quella croce lì, ecco, ma quello ti fa riandare e ti ripresenta ciò che è fondativo, diciamo, proprio dell'identità cristiana. Se poi pensate che Paolo nelle sue lettere parla più della croce che non della risurrezione, se parla due volte della risurrezione, parla tre volte della croce, tra l'altro con un lessico molto più abbondante, metto solo croce, ma morte, sofferenza, passione e via di questo passo, insomma. Ecco, ma dove la croce, ripeto, non va intesa in senso antropologico, ma questo come legge universale magari, ma questo lo diceva già Esiodo, agli dèi è piaciuto mettere la fatica davanti al il sudore, dice, davanti al successo. Stiamo attenti, perché adesso prossimamente la Pasqua, no? C'è Venerdì Santo e Domenica della Risurrezione, come se il punto più fondamentale, insomma, più enorme, più grande fosse la risurrezione. Ma non c'è risurrezione senza la Pasqua, e i peccati nostri sono stati rimessi dal sangue di Cristo morto in croce. Là mi ha amato e ha dato se stesso per me, non con la risurrezione, che invece rappresenta l'atto di Dio che riscatta per sé colui che gli uomini hanno rifiutato. Una sorta di vindication, come si dice in inglese. Ecco, Gesù viene rivendicato da Dio, quando gli uomini sono stati solo capaci di accantonarlo, esautorarlo, ammazzarlo. Ecco. Ma là Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco perché la croce sta al centro. Potenza per quelli che si. Il crocifino nella prima lettera ai Corinzi parla di stoltezza, no? Di scandalo, proprio del crocifisso. Scandalo e stoltezza, perché è un Dio illogico, illogico. Il Dio della fede cristiana è illogico, diremmo meglio metalogico, sta al di là della logica. Ma quando mai si giustifica, cioè si assolve un criminale? Può venire per errore o per corruzione, nei tribunali umani, ma il Dio della fede cristiana è quello che assolve i peccatori, quando invece nel libro dell'Esodo lui dice: io non assolvo il colpevole. Il Dio dell'Antico Testamento dice questo, Paolo in Romani parla della giustificazione dell'empio, cioè proprio del peccatore, di colui, mentre ancora eravamo lontani, eravamo peccatori. È l'amore che è connotato col termine agape, non altro, l'amore gratuito, solo gratuito, immotivato, se non da se stesso. La croce di Cristo richiama questo. I nemici della croce di Cristo la esautorano, riducendola solo o a una parte del processo di giustificazione associata alla legge, oppure riducendola a opera morale, la mia croce. Però qui non stiamo qui a discorrere sulle croci, insomma, sì, le sofferenze che ci sono
persone umane, per carità, e che Paolo associa a quelle di Cristo, le sue sofferenze, secondo i Corinti all'inizio, le chiama sofferenze di Cristo, le sue, di Paolo, questa intima unione, fusione, ecco, tra l'uomo cristiano che soffre e il Cristo in croce. Ma il Cristo è, la croce non è solo segno di morte, ma le croci dei cimiteri cosa richiamano? La morte. Facciamo una croce e è finito, ecco. Ma la croce per il cristianesimo richiama l'amore, richiama la vita non solo della risurrezione, ma la vita dell'amore, perché se l'amore, se la vita non è amore, che vita è? Ecco, i nemici della croce di Cristo, la mettono in ombra, la squalificano in qualche modo, insomma, o interpretandola in un certo modo, proprio sminuendone il valore, la tipicità, ecco. Ecco, questo è il cammino del cristiano verso la meta di cui sta parlando Paolo. Comunque proseguiamo col capitolo 4, toni molto umani. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia, mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Vedete che tenerezza viene fuori da Paolo, eh? E qui vengono fuori anche dei nomi. Esorto Vodia ed esorto anche Siche ad andare d'accordo nel Signore. Sono due donne, due nomi greci, ecco, di due donne della comunità di Filippi, che può anche che ci fossero dei disaccordi, insomma, perché invita però la cosa sicura è che sono due donne importanti che svolgono qualche mansione importante nella comunità. Non sono due donne qualunque. E prego anche te, mio fedele collaboratore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me. E qui abbiamo una dietrologia che non conosciamo: quando, dove, come è successo questo. Vedete, nel libro degli Atti si racconta molto poco, in realtà, di quel che Paolo faceva nelle varie comunità. Dalla sua lettera vengono fuori dei dettagli che negli Atti sono assolutamente assenti. Hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e altri miei collaboratori, cui nomi sono nel libro della vita. Quindi Evodia e Sintiche, qui si farebbe tutto un discorso sulle donne in Paolo, ecco, cioè un luogo comune, cioè, un luogo di, cioè una bufala, diciamo così, che Paolo fosse antifemminista. Questa per me è una vera bufala. Comunque lasciamo la bufala che si rompa e corra per conto suo, ecco, adesso non possiamo dilungarci. Questo è uno dei passi in cui Paolo ci dimostra l'importanza delle donne, di alcune, le chiamate per nome, nella comunità, Evodia e Sintiche. Non si sa chi sia questo mio fedele cooperatore, non si sa. Pensate che c'è alcuni padri della Chiesa che pensavano fosse la moglie di Paolo, perché in greco gnesia syzygos è il latino con jugum, con, lo sapete, coniuge in italiano vuol dire con lo stesso gioco, no? Coniugio, coniuge, ecco, e il greco è syzygos, è il gioco syn con syzygos, ecco. Ma qualcuno aveva, ti dico, nei primi secoli aveva pensato addirittura alla moglie di Paolo. Questo è difficile dire, è difficile sostenerlo, perché pur ipotizzando che Paolo fosse stato sposato, eccetera, e che la moglie non l'abbia seguito, qui però nella lettera ai Filippesi è fuori dalla verosimiglianza, insomma. Piuttosto si potrebbe pensare a Lidia, che Paolo ha incontrato a Filippi, ma lei era dell'Asia, era di Tiatira, insomma. E qui non è menzionata, come resta una cosa incerta. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. Ecco, il cristiano non è un musone, eh? La vostra amabilità sia nota a tutti, la vostra amabilità, la vostra affabilità,
nostra epicheia sarebbe la disponibilità, insomma, ecco. Il Signore è vicino. Qui si può discutere se è vicino nel senso che deve venire o è lì vicino a te. Il Signore è vicino a te come io sono con voi tutti i giorni, no? Che presente nel Vangelo. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù. In conclusione, veniamo a questo testo molto importante. Fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Qui Paolo non parla di Gesù Cristo, parla di quelli che noi umanisticamente chiamiamo valori. Tra l'altro, espressioni del genere si trovano anche, per esempio, in Cicerone. Cicerone dice: che c'è di meglio di un animo avveduto e buono? Di questo bene dunque dobbiamo godere se vogliamo essere felici, ma il bene dell'animo è la virtù. Perciò tutto ciò che è bello, onesto, nobile, è pieno di gioia. Ma qui c'è una precisazione linguistica da fare. Cicerone scrive in latino e il termine virtù è un latinismo, virtus, che viene da vir. In latino vir è l'uomo, nel senso di genere, è l'uomo maschio. Non solo nel senso di genere, ma nel senso di virilità, ecco, quando si parla di virilità si intende l'uomo maschio, no, che afferma se sta la sua forza, insomma, ecco. Virtù, termine che noi usiamo, virtù, è un termine maschilista. Perché in greco invece, in greco vuol dire ciò che è nobile, ciò che è bello, ciò che è ottimo. Avete presente? In greco si dice arete, latino virtus, in greco arete. Da cui per esempio Ariston, avete presente la parola Ariston, viene usata anche per certi locali, no, di cinema, o teatri, no? L'Ariston, l'Ariston è l'ottimo, ciò che è ottimo, ciò che è meglio di tutto, ecco. L'arete implica proprio quindi qualcosa di grande, di nobile, insomma. E guardate per esempio ciò che scrive uno stoico, un filosofo stoico, Panezio. A parte che Cicerone, dico Aristotele, ha fatto un inno alla virtù, alla arete. Comunque, Platone parla delle quattro virtù, diciamo noi, cardinali, no? Che sono, passano poi nel catechismo, no? Continuiamo a chiamare virtù, sono le quattro cose nobili, eccellenti. Ecco. Questo filosofo dice: nel campo della virtù è come se ai molti arcieri fosse assegnato un unico bersaglio formato da cerchi multicolori, tutti mirano al bersaglio, solo che uno capta di colpirlo sulla striscia bianca, uno su quella nera, uno sulla striscia di altro colore. Ebbene, come gli arcieri hanno come fine quello di colpire il bersaglio e ognuno cerca di raggiungerlo in modo diverso dall'altro, così tutte le virtù si propongono come fine la felicità. Eudaimonia. Cioè il vivere in coerenza con la natura, ma ciascuno la raggiunge a suo modo. Vabbè, qui c'è un certo concetto di felicità, di felicità, di virtù, di vivere secondo la natura, questo è normale. In ambito greco, l'inno di Aristotele alla virtù. O virtù, che tanto affanne costi alla vita mortale, la preda più bella per la vita dell'uomo, a causa della tua bellezza, o vergine, anche morire è nell'Ellade invidiabile destino,
e soffrire atroci incessanti pene. Tale autorità infondi negli animi immortale, superiore a loro, e i genitori al sonno che intenerisce le pupille. Cioè, si dice inno alla virtù, con questo latinismo, è un inno alla arete, insomma, ciò che c'è di meglio, ecco, va bene, gli ideali migliori, più alti, più nobili, ecco. Qui abbiamo una magna carta, in queste parole di Paolo, in questi versetti, questo versetto 8, in realtà, capitolo 4, la magna carta, diciamo pure, dell'umanesimo cristiano. Qui non dice di pensare a Gesù Cristo, dice questo sia oggetto dei vostri pensieri, cioè quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù, ciò che merita lode. Questo sia oggetto dei vostri pensieri. Naturalmente la lettera ai Filippesi non si esaurisce qui. Già prima Paolo ha fatto un lungo discorso, no? Sull'incarnazione, pensate, no? Che si è svuotato di se stesso, si è fatto simile all'uomo, e si è parlato poco prima dei nemici della croce, di Cristo. Ma questo per dire che il cristianesimo, e cioè la fede nel crocifisso, detto papale papale, non annulla l'umanità, l'umanesimo, anzi lo riprende, lo rionora, lo ricoltiva, ma alla luce della croce di Cristo. Pensate, mi viene a pensare, tutta la salvezza che c'è stata nella letteratura antica a motivo degli amanuensi, dei monaci nei conventi, nei monasteri, ma anche delle opere, diciamo così, insomma, non molto pudiche, ecco, pensate Catullo per esempio, insomma, hanno salvaguardato tutto. E hanno salvaguardato anche alcuni autori del giudaismo, del giudaismo, Filone Alessandrino, per non dire di tutti gli scritti cristiani apocrifi. A volte chi non è iniziato, questo pensa agli con la Chiesa ha condannato gli apocrifi, ma sono stati trascritti, letti sempre gli apocrifi. C'è un detto apocrifo di Gesù che dice così: cercate le cose grandi e quelle piccole vi saranno date in aggiunta. Ecco, io l'ho citato da qualche parte, ecco, è in Clemente Alessandrino: chiedete ciò che è grande, chiedete ciò che è grande, ciò che è piccolo vi sarà dato in soprappiù. Ciò che è grande è stato appena detto qui, ciò che è amabile, ciò che è nobile, ciò che è vero, eccetera, eccetera. Ecco, anzi, vorrei dire che è proprio la croce di Cristo che ti apre sull'umano. Perché la croce, la crocifissione di Gesù, non solo è un evento storico di uomini, ma mette in evidenza l'umanità di Gesù. L'umanità. E stare attenti a non ridurre il cristianesimo a qualcosa di etereo, come se solo la risurrezione fosse importante. La risurrezione ti porta via da quella che è l'umanità comune, attuale, specifica di tutti, ti porta oltre. La croce è segno di umanità piena, si potrà dire, non è un valore dal punto di vista, in effetti, dei valori umani. Il crocifisso nella storia antica romana, sapete, in Grecia non c'era la crocifissione, la crocifissione dei romani, ecco, era segno di ignominia, il cittadino romano non poteva essere crocifisso, di qui si deduce che Gesù non era un cittadino romano, cioè un ebreo dalla Palestina, ecco, ma ha vissuto la sua vita fino a questo punto, ecco, mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questa sua umanità apre le porte verso tutto che è umano. Del resto,
aspetta, il prologo Giovanneo dice che di nuovo così il verbo si è fatto carne, no? Ma anche qui abbiamo letto nel capitolo 2 il cosiddetto inno, la lettera ai Filippesi, non ritiene un privilegio essere come Dio, ma sotto se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, eccetera. Ecco, il cristianesimo è questo paradosso, questo intreccio di contrari. Un Dio uomo, crocifisso. Questo è lo scandalo. Ma questo è il Dio della nostra fede, che Pascal opponeva al Dio dei filosofi, appunto.